Come è nata l'idea? È nata da un gruppo di famiglie, per lo più affidatarie, che appunto nel fine dell'81, inizi degli anni 82, hanno pensato di mettersi insieme per vivere questa esperienza, che era un'esperienza non ancora, diciamo, normata dal punto di vista del diritto italiano, per viverla nella dimensione proprio di una compagnia che sostenga e formi questa esperienza. Ben presto ci siamo accorti che le famiglie adottive vivevano alla radice lo stesso tipo di bisogno di aiuto, anche se la forma giuridica tra affido e adozione non è la stessa, però arrivando alla radice di questa esperienza di avere in casa dei bambini, diciamo, non nati da noi, si doveva arrivare allo stesso tipo di profondità e di ragionevolezza. Inizialmente questa associazione era proprio poco più in là di un gruppo di amici, e poi devo dire sono state le circostanze, gli incontri che abbiamo avuto, che man mano hanno reso questa trama più larga e ci hanno dato anche il senso di quello che ci veniva chiesto dalla realtà in quel momento. Io ricordo che uno dei momenti, noi siamo nati nell'81, nell'82, l'incontro o l'aiuto che ci è stato dato da Don Giussani è stato molto importante per capire che il fondamento di questa nostra esperienza era un fondamento proprio di compagnia tra di noi e di approfondimento del senso di quello che stavamo facendo. Il guardare le circostanze che ci stavano intorno, per esempio, ci ha portato ad ospitare dal 92 al 94, mi sembra, 500 bambini rumeni durante l'estate, perché abbiamo incontrato un sacerdote rumeno che ci aveva chiesto questa accoglienza, e questo è stato un modo di diffondere anche l'idea che una famiglia possa aprirsi a accogliere qualcuno che, da un punto di vista, come dire, giuridico oppure anche fisico, non appartiene, a qualcosa di diverso. Così è stata l'accoglienza dei parenti dei malati, così è stato anche tutto un aiuto a vivere, tuttora è così, a vivere l'accoglienza dei nostri genitori anziani, nella misura in cui le nostre famiglie diventavano grandi e i loro genitori diventavano più anziani. Cioè è un'apertura all'accoglienza su tanti fronti e su tante facce, non solo sulla fido, sull'adozione, ma come dire un aprire la propria casa a, guardando in faccia l'accolto fino in fondo, quello che è la sua fondamentale esigenza di bene, di essere voluto bene. Un supporto quindi a 360 gradi, le chiedo solo più se le istituzioni nella prima fase vi hanno supportato o avete trovato difficoltà nel rapportarvi? Diciamo che anzi, no, noi siamo proprio nati perché avevamo bisogno di porci di fronte alle istituzioni, perché avevamo la sensazione... Ma non avete trovato risposte una volta che voi vi siete presentati alle istituzioni? Non molto. Il rischio che ancora adesso viviamo è di essere usati dalle istituzioni, in quanto la famiglia è comunque una risorsa di fronte al bisogno, ma non di capire fino in fondo che la famiglia è anche un soggetto, non è solo una risorsa, che ha bisogno di essere aiutata per essere appunto una risorsa. Questo le istituzioni non capiscono molto, neanche adesso. In questi anni della sua presidenza, quali iniziative particolari in particolare avete sviluppato e quali svilupperete prossimamente? Abbiamo continuato con quello che è il nostro proprium, ovvero accompagnare le famiglie che vivono esperienze di accoglienza familiare, nello specifico dell'adozione e dell'affido. Negli ultimi anni abbiamo affrontato anche ultimamente l'emergenza della guerra, quindi abbiamo ospitato famiglie di ucraini sfollati dall'Ucraina, attraverso dell'accoglienza in famiglia, abbiamo accolto dei giovani migranti e cominceremo adesso quest'anno che viene dei progetti di accoglienza di minori non accompagnati presso nostre famiglie, anche famiglie che si dovessero rendere disponibili. Il periodo del Covid è stato più difficile, come per tutti, immagino anche per voi e per le famiglie che aiutate? Assolutamente sì, perché ovviamente è venuta meno la possibilità di incontrarsi fisicamente. Abbiamo comunque mantenuto il rapporto tra le nostre famiglie attraverso momenti di accompagnamento online che poi abbiamo recuperato con momenti di convivenza, di mutuo aiuto che è proprio della nostra attività ed è quello che oggi facciamo.
C'è un riferimento regionale, c'è un riferimento nazionale, il sito, chi volesse mettersi in contatto con voi a livello nazionale, poi parleremo con il responsabile locale, sì. Ma a livello nazionale come può farlo? Sì, noi allora abbiamo una presenza diffusa in tutta Italia, in quasi tutte le città siamo presenti, ci sono delle nostre famiglie che si propongono in momenti anche come questo che stiamo offrendo oggi. C'è la possibilità di incontrarli, di mettersi in contatto, chi volesse anche verificare delle ipotesi di accoglienza, noi possiamo, accompagniamo queste famiglie con dei momenti di formazione dove si può essere introdotti a quella che è appunto l'esperienza dell'accoglienza familiare, sia in adozione che in affido e altre forme che dicevo. Sono un paio di coppie qua ad Asti, da un po' di anni che viviamo questa esperienza. E finora l'abbiamo sempre seguita, diciamo, partecipando agli incontri di Torino, dove c'è anche una sede importante, e adesso abbiamo pensato di poterla proporre anche ad Asti. Vorremmo presentare alle famiglie artigiane, perché crediamo che possa esserci tante famiglie che possono aver bisogno di avere un supporto in un'esperienza di amicizia, come dice il titolo del convegno, cultura dell'accoglienza, un'esperienza di amicizia, una storia di popolo. Una storia di popolo evidente con Alda, perché si vede che da più di 40 anni che l'associazione esiste. Esperienza di amicizia, io e mia moglie l'abbiamo provata molto, noi abbiamo adottato un bambino, noi siamo più in adozione e abbiamo visto cosa vuol dire questa avventura, le cose belle e le cose anche che possono essere pesanti per una coppia, per una famiglia da affrontare, e in questo momento abbiamo pensato che potrebbe essere utile anche mettersi un po' in gioco e dire noi, ok, finora abbiamo sempre avuto un vantaggio nell'associazione, ma possiamo anche provare a portare, essere anche d'aiuto per le famiglie stigiane che parzialmente conosciamo, ma non abbiamo mai avuto ancora un qualcosa di strutturato. Alla fine di questo incontro daremo la possibilità a chi vuole di lasciarci un recapito, perché vorremmo nei prossimi mesi, già penso aprile-maggio, proporre un incontro molto poi non pubblico, non così, ma un incontro solo per le famiglie, per le coppie che vogliono cominciare a provare questa esperienza di amicizia. E mia moglie in effetti ha cominciato così, noi ci siamo avvicinati all'associazione per conoscere, tutto all'inizio pensavamo al mondo dell'affido, poi conoscendolo così alcuni amici ci hanno detto ma perché voi secondo noi potreste anche provare un'adozione, fare un'adozione, e ci siamo fidati, ci siamo confrontati con tutto. In un giudizio siamo fidati, abbiamo poi continuato ad approfondire con loro cosa voleva dire la nazione, le criticità, le difficoltà, per poter vedere se avevamo le risorse per farlo. Cioè, innanzitutto, io ricordo benissimo che il giorno in cui con mia moglie siamo andati a presentare la domanda in tribunale a Torino, una nostra amica è venuta prima che noi entrassimo in tribunale, è venuta a salutarci, a starci vicini in quel momento. Un supporto psicologico, così, diciamo. Particolare. Assolutamente. Questo è quello che vorremmo proporre anche ad Asti, ed è perché abbiamo pensato a questo convegno. Avete in programma di strutturarvi con una sede fisica, con incontri online? Come... La sede fisica non lo sappiamo ancora, perché dipende un po' da come... Della risposta. Sarà la risposta. Per adesso sicuramente vorremmo fare questo primo appuntamento aprile-maggio, vedendo come la reazione delle persone, se le persone partecipano. In futuro non si sa, noi un altro bel progetto che vorremmo avere è quello di portare poi ad Asti una mostra. L'anno, due anni fa, al meeting di Rimini, c'è stata fatta una mostra per il quarantennale dell'associazione. Una mostra molto particolare perché sono stati praticamente coinvolti 14 artisti di arti diverse, da musicisti, scrittori, attori, che hanno vissuto l'esperienza, che hanno conosciuto per la prima volta la famiglia per l'accoglienza, vivendo certi periodi con delle nostre famiglie.
e poi a ognuno di loro è stato richiesto di tradurre nella loro arte cosa avevano visto. Questa mostra ha avuto un grandissimo successo al meeting di Rimini 2 anni fa, è stata mi sembra la seconda più vista, adesso è itinerante in maniera un po' più snella e il nostro tentativo, il nostro desiderio sarebbe magari per l'autunno di portarla anche ad Asti, avere un secondo momento di pubblico, di incontro. Incontro, sì.